Che cosa succede quando non bevi acqua? Innanzitutto delle nozioni basilari. L'acqua svolge un ruolo importante nel regolare la temperatura corporea, nel trasportare i nutrienti e l'ossigeno alle cellule, nel rimuovere le scorie, nel fare da cuscinetto alle giunture, così come nel proteggere organi e tessuti. Ecco alcuni benefici derivanti dal mantenere il corpo idratato in maniera appropriata. L'acqua è il principale lubrificante degli spazi articolari e aiuta a prevenire l'artrite e la dorsalgia. Aumenta l'efficienza del sistema immunitario, previene l'ostruzione delle arterie cardiache e cerebrali e quindi aiuta a ridurre il rischio di infarti e ictus ischemici. L'acqua è direttamente connessa alla funzione cerebrale. È necessaria per una produzione efficiente dei neurotrasmettitori, inclusa la serotonina. È necessaria per la produzione di ormoni prodotti dal cervello, come la melatonina. Può prevenire il disturbo da deficit di attenzione. Aumenta l'arco di tempo in cui si riesce a prestare attenzione. L'acqua aiuta a prevenire la perdita di memoria man mano che si invecchia e a ridurre il rischio di malattie degenerative come il morbo di Alzheimer, la sclerosi multipla, il morbo di Parkinson e il morbo di Lou Gehrig. Piccola parentesi cosmetica. L'acqua influisce sul nostro aspetto dando più lucentezza alla pelle, la quale risulta anche più liscia. Inoltre riduce gli effetti dell'invecchiamento. Quando il corpo è carente dell'acqua di cui ha bisogno, si innesca una sorta di modalità di razionamento. È come un sistema di irrigazione la cui pressione è troppo bassa per innaffiare tutto il prato. Alcune parti resteranno verdi, ma altre inizieranno a diventare marroni e a seccare. Quando vivi in una condizione di siccità, il corpo gestisce l'acqua che gli fornisci in maniera intelligente, tenendo gli organi vitali ben irrigati con i nutrienti di cui hanno bisogno. Gli organi più importanti sono il cervello, il cuore, i polmoni, il fegato e i reni. Il corpo mantiene questi organi ben idratati per non soffrire gravi conseguenze, che però possono essere sofferte dagli organi non vitali. Nel sistema gerarchico del corpo, parti come la pelle, il tratto gastrointestinale, le articolazioni sono meno importanti, quindi di solito i sintomi di disidratazione si manifestano prima qui. Ed ecco quali sono le complicazioni di salute dovute alla disidratazione: dolori articolari e artrite. La cartilagine articolare è un tessuto levigato che permette alle articolazioni di scorrere facilmente. La cartilagine è circa 5 volte più scivolosa del ghiaccio ed è costituita per l'80% di acqua. Se la cartilagine viene derubata di liquidi, prima o poi le articolazioni inizieranno a scricchiolare, scrocchiare e schioccare come una porta su un cardine arrugginito. L'aumentata frizione fa sì che le articolazioni degenerino più velocemente, conducendo prima o poi all'artrite. Man mano che le persone si avvicinano ai 50 anni, spesso il mal di schiena diventa un vero e proprio problema. Quando i dischi della spina dorsale mancano di acqua, iniziano a degenerare e a produrre più velocemente ernie. Insomma, è come un'auto che circola su gomme sgonfie: queste si consumeranno più in fretta o finiranno per scoppiare. Pressione alta. Quando il corpo è lievemente disidratato, può limitare il flusso sanguigno ad aree non vitali e concentrarlo invece negli organi vitali. Come risultato immediato si può soffrire di pressione alta. Immagina un tubo di irrigazione. Quando blocchi il flusso dell'acqua stringendo il tubo tra le mani, la pressione all'interno aumenta, ma se bevi acqua a sufficienza, di solito i vasi sanguigni compressi iniziano ad aprirsi, abbassando la pressione. Certo, si possono assumere farmaci per la pressione, ma perché? Quando la soluzione più sicura ed economica di solito è bere acqua a sufficienza. Naturalmente, altri fattori importanti per abbassare la pressione sono anche la perdita di peso, la riduzione di stress e una corretta alimentazione. Problemi di digestione. L'acqua è la protagonista che viene in aiuto al tratto gastrointestinale.
È alla base di ogni fluido di cui il corpo ha bisogno per la digestione, inclusi la saliva, la bile, l'acido gastrico, i succhi pancreatici, così come la mucosa che riveste il tratto gastrointestinale. Senza il giusto apporto di acqua, l'intero apparato digerente va in modalità d'emergenza e si può soffrire di bruciore di stomaco, indigestione, stipsi, emorroidi e anche ulcere. Lo strato mucoso dello stomaco è costituito per il 98% di acqua. Protegge contro l'acido gastrico e contiene bicarbonato, il quale neutralizza l'acido. Quando il corpo ha il giusto apporto di acqua, lo strato mucoso è spesso, facendo sì che l'acido non possa bruciare il rivestimento dello stomaco. In assenza di uno strato mucoso spesso, si può soffrire di bruciore di stomaco cronico a ogni pasto. Asma. In genere, gli asmatici hanno livelli elevati di istamina. L'istamina è un neurotrasmettitore che fa sì che i muscoli nei canali bronchiali si contraggano limitando il flusso d'aria. I canali bronchiali hanno bisogno di un'idratazione adeguata per prevenire la contrazione. Studi su animali hanno dimostrato che la produzione di istamina diminuisce man mano che aumenta l'assunzione di acqua. Lo stesso vale per le allergie che di solito sono associate a livelli elevati di istamina. Spunti di riflessione per concludere. La disidratazione deruba certe parti del corpo di acqua per mantenere il cervello, il cuore, i polmoni, il fegato e i reni ben idratati. Vari disturbi possono essere i primi segnali del fatto che il corpo ha bisogno di un'adeguata quantità d'acqua. Alcuni di questi sintomi includono cefalee, dorsalgie, dolori alle articolazioni, pelle secca, allergie, bruciore di stomaco, stipsi e poca memoria. In pratica, se soffri di uno qualunque dei problemi di salute già elencati, aumenta gradualmente la quantità d'acqua che bevi quotidianamente e prima o poi questi sintomi potrebbero iniziare ad alleviarsi.